Buongiorno da BTV News. Oggi 28 maggio è San Germano di Parigi ed è la giornata mondiale dell'hamburger. Celebra uno dei cibi più popolari al mondo, facendo un salto indietro nel passato, esattamente nel 1891, nella città di Amburgo in Germania, troviamo un cuoco tedesco, Otto Quasp, alle prese con una nuova tecnica di cucinare la salsiccia. Otto ha deciso di levare la salsiccia dal suo budello per poi appiattirla e cuocerla nel burro. Il passo fu davvero rivoluzionario, però quello successivo, inserire la salsiccia appiattita tra due fette di pane, aggiungendo anche un uovo all'occhio di bue. Un'altra teoria molto accreditata vuole come protagonista della storia dell'hamburger l'americano Louis Lassen e il suo locale nel Connecticut. La storia narra che un giorno, nel 1890, un cliente del ristorante aveva molta fretta e per questo motivo desiderava mangiare un pranzo piuttosto veloce. Lassen allora prese dei rimasugli di bistecche, li macinò tutti insieme e dopo averli compattati e appiattiti li mise tra due fette di pane, così che il cliente potesse portarsi via il suo pasto e mangiarlo anche mentre camminava. Oggi è anche la giornata nazionale del cibo nell'arte. Tra i nati in questo giorno annoveriamo Patch Adams, 1945, e Ian Fleming, 1908. Tra gli scomparsi ricordiamo Giorgio Albertazzi, 2016.